Gentili lettori di Rivera 24, bentrovati e benvenuta a Mabel Riolfo, candidata per la Lega alle prossime elezioni regionali. Grazie. Mabel Riolfo, lo ricordiamo, è assessore ai servizi sociali e alle scuole del suo comune, il comune di Ventimiglia, scuole che si preparano ad un appuntamento importante, la riapertura dopo il lockdown e la lunga pausa dovuta alla pandemia. Come vi state preparando a Ventimiglia? Intanto voglio dire che riapriamo lunedì, come stabilito dal governo, come stabilito anche dal governatore Toti. Ci stiamo preparando, spero, nel migliore dei modi, non senza difficoltà. Stiamo verificando ancora gli spazi con i dirigenti scolastici, stiamo cercando di avere il massimo dialogo possibile sia con la scuola che con i genitori per rassicurare tutti che la scuola ricomincerà in sicurezza. Avete preparato anche delle tensostrutture, in particolare per quanto riguarda l'istituto, che hanno creato anche qualche polemica in città. Assolutamente sì, voglio specificare che si tratta di tre tensostrutture che verranno ubicate nel plesso Biancheri via Roma, che sono state concordate con la scuola, ma che non sono state posizionate per essere utilizzate al posto delle aule, ma semplicemente per dare maggior respiro agli alunni che lì potranno fare dei laboratori o potranno essere utilizzate per aule Covid o per le emergenze che la scuola riterrà di avere. Quindi diciamo, abbiamo cercato di andare incontro a quelle che erano le esigenze della scuola. Il problema più grosso non sono tanto i banchi, insomma, la struttura logistica, ma è proprio la mancanza di docenti. Varie sono le problematiche. Diciamo che penso che il governo, che la politica in questo momento cerchi di addossare all'amministrazione comunale, agli amministratori comunali, quella che è una responsabilità che è invece tutta romana e che per noi leghisti ha un nome e un cognome che si chiama Lucia Azzolina, nel senso che mancano gli insegnanti di sostegno, mancano i banchi, manca veramente un'idea di come può essere riaperta questa scuola. Mancano i bidelli, mancano coloro che vanno a fare le pulizie. Si sta pensando adesso a formare quelli che sono coloro che si dovranno occupare dei ragazzi che magari avranno una febbre a 37,1, 37,5 e che dovranno avere tutti i dispositivi per poter assistere anche fino al momento in cui i genitori non verranno a prendere i ragazzi. Quindi le problematiche sono molte riguardanti la scuola. Vedremo. E speriamo che vengano affrontate al meglio nei prossimi giorni. Lucia Azzolina, ministro dell'istruzione, che voi della Lega volete mandare a casa con una raccolta firme. Assolutamente sì, il 12 e il 13 settembre invito tutti coloro che condividono la nostra iniziativa di venire a firmare presso i nostri gazebo, saremo presenti per ricevere le vostre firme. Bene, speriamo che sia anche a Ventimiglia un ritorno nelle aule da parte degli alunni tranquillo e proficuo. Ringraziamo la Mabel Riolfo, lo ricordiamo, candidata per la Lega alle prossime elezioni e grazie a voi per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima.